Buon salve a tutti quanti ragazzi, quinto e probabilmente ultimo appuntamento con la lore di Kaldheim, perché c'è più di 5 episodi, probabilmente non ci aspettavamo. Allora, sarò sincero, probabilmente questo video andrà un po' troppo per le lunghe, perché allora, ho approcciato questo metodo. Mentre leggevo il capitolo di oggi, ho aperto un block notice e mi sono messo a scrivere tutte quelle che erano le mie impressioni. Paragrafo per paragrafo, frase per frase, riga per riga, a volte anche parola per parola, tutto quello che stavo leggendo, in modo da avere tipo sotto mano poi una specie di testo di un qualcosa, di un canovaccio da leggere, mentre poi facevo appunto il mio video, la recensione di questo capitolo della storia, e così da avere, cioè, tutte quelle che sono state le mie impressioni, tutte le cose che volevo raccontare, tutte le cose che volevo che fossero dette, averle. Quindi, cioè, praticamente sto leggendo questa cosa che ho scritto, e ho scritto parecchio, molto parecchio. Potrebbe essere una cosa molto lunga, ma sono sicuro che sarà una cosa molto bella. Per me lo è stato, quindi insomma spero lo sarà anche per voi. Quindi, apparentemente, questo è l'ultimo capitolo, e questo capitolo prende piede esattamente 5 giorni, una settimana dopo il Doomsguard. Penso sia stato un espediente narrativo per permettere un po' l'assorbimento di queste cose ai personaggi e poter tranquillamente andare davanti a quello che è stato il clou della cosa, cioè appunto la battaglia tra i 10 reami, la collisione tra i vari frammenti. Tra i vari reami, non è Alara. Prima erano i frammenti, adesso sono i reami. Ok. Quindi ci troviamo su Bretagard, ok? Il regno degli umani, quello bianco-verde, perché la Wizard che ha fatto della diversità razziale il suo cavallo di battaglia, cioè loro si vantano un sacco di questa cosa, che a loro interessano tutte le razze, tutti i colori, tutte le cose, ha deciso che appunto la battaglia finale si svolgerà sul piano degli umani. E che oltre a trovarci sul reame degli umani, i protagonisti sono gli umani, e il punto di vista della storia è narrato da quello degli umani. Sì, ok, ci sono anche gli elfi, perché abbiamo un planeswalker elfo e un pelo di attenzione serve anche a loro, altrimenti poi chi cazzo se le compra le bustine? I protagonisti di questo paragrafo, questa prima parte introduttiva, sono Finn, Arni, Inga, Sigri, Kaya, Su e Chad. A parte quest'ultimo che è un elfo, che viene da Kemphar, che è il reame verde-nero, tutti gli altri sono i capi clan, a parte Kaya ovviamente, dei clan di Bretagard. Ok. Insomma, ci sono questi 6 crestoni che si siedono su un tavolo e discutono se la percentuale di quanto sono nella merda sia superiore al tanto o al tantissimo per cento. Perché a quanto pare, anche se gli elfi sono un pelo in ritardo sul campo di battaglia, i troll, i giganti, i demoni e gli zombie polaretti, che sono i draugr che vengono da Scamfell, che è il reame blu-nero, sono tutti qui per attaccare loro. Gli umani. Sempre e solo gli umani. È un po' come tipo quando nei film americani arrivano gli alieni e attaccano New York o Washington. Sono sempre loro al centro di tutto. Perché diversità razziale. Ok. Quello che mi sto domandando io è: porca puttana, Tybalt, bro, che cazzo hai combinato, bro? Non doveva esserci il caos, l'anarchia? Fare un 9 contro 1? Ok. Tecnicamente è un 8 contro 1 perché le Valchirie sono neutre, o comunque in questo momento probabilmente sono ancora impegnate a combattere contro Koma nel reame delle Valchirie. Ti sembra il caos, Tybalt? 9 contro 1, ti sembra il caos? Sai secondo me cosa sarebbe veramente stato caotico? 10 reami mescolati tutti a cazzo insieme con 10 differenti tribe che non hanno la minima idea di cosa cazzo sta succedendo e che nel dubbio si prendono a legnate tra tribe e probabilmente anche tra loro. Ecco, quello sarebbe stato abbastanza caotico, non fare 9 contro 1. Però, colpo di scena, Kaya ha ancora la spada di Tirite, che è praticamente la Tirite è l'ambra dell'albero del mondo.
E se bevuta viene fuori un elisir che ti rende immortale e ti dà la luminosità luminosa che è quella degli dei. Poi c'è stato questo tizio nano che ha preso quest'ambra, appunto, e l'ha modellata a forma di spada. Va bene. Però c'è un problema. Nessuno può usare la spada perché, colpo di scena, la possono usare solo gli dei. E non ci sono gli dei. Però, colpo di scena, ci sono gli dei in realtà, perché Odino è lì e stava probabilmente aspettando il momento giusto per fare la sua entrata, perché quando sei sull'orlo dell'annientamento totale, fare la giusta entrata in scema ci può cambiare le sorti della battaglia. È una regola scritta che, cioè, veramente è ovvio che la conoscano anche su altri piani. Però, ancora un colpo di scena. Per funzionare al 100%, la spada la può usare solo Alvar, che è il dio bianco. Quindi, aspetta, Tibalt ha creato tutto questo usando la spada senza però poter usare il 100% della spada. Cioè, quindi parliamo un attimo di numeri. Che percentuale ha usato? Perché qualunque questa percentuale sia, a questo punto non basterebbe usare la stessa percentuale di potere che ha fatto il danno per annullare il danno? Non lo so, la butto lì. Tra l'altro, poi Tibalt non è nemmeno un dio. Quindi, quanto bassa deve essere stata la percentuale di potere della spada utilizzata da Tibalt per creare tutto questo, contando che non è un dio e non è Alvar? E visto che ce l'hanno un dio, che è Odino, e che è lì, non potrebbe, tipo, sfruttare sicuramente un potenziale, una percentuale di potere della spada superiore rispetto a quella. Cosa? Ah, ok, se non facciamo così la storia non va avanti. Ah, ok. No, ok, ho capito, ok. Quindi proseguiamo. Essendo Arvard, lo chiamerò Arvard perché non riesco a imparare questi nomi, il dio della battaglia, è in mezzo alla battaglia. Perché effettivamente se tu sei il dio della battaglia, l'unica cosa che puoi fare nella tua vita è combattere, no? Cioè, anche quando sei sull'orlo dell'annientamento interplanare, e l'unica cosa che puoi fare per performare tutto questo è recuperare l'arma definitiva che solo tu puoi usare. Cioè, l'unica cosa che devi fare è ed essere da un'altra parte a combattere. Perché, cioè, è troppo. Scusa? Ah, perché altrimenti la storia non va avanti e se mi fermo a far notare tutte queste cose il video diventa troppo lungo. Ok, ha senso. Proseguiamo ancora di più. Se dovessi concentrarmi sulla narrazione della storia, e probabilmente dovrei farlo, dovrei andare spedito. Però ci sono delle cose in cui, cioè, non posso non fermarmi e dire no, porca miseria, non hanno alcun senso. E tipo, c'è questa scena, la prossima scena. Stiamo facendo una completa citazione del Signore degli Anelli, in cui la compagnia della spada sta viaggiando sulla schiena dei corvi giganti magici di Odino. Ok, posso dirlo, sarebbe anche figa come cosa. Cioè, la scena, la citazione, tutto quanto mi piace, hanno formato la compagnia e adesso sono sulle aquile che stanno viaggiando e tutto quanto. Certo, se magari, ecco, avessimo stabilito un po' prima questa ispirazione tolkieniana nella storia, probabilmente questa cosa sarebbe anche risultata, come dire, molto più bella. Ma la cosa che mi fa veramente ribollire il sangue è che mentre fanno tutto questo, Kaia se ne sta lì, svogliata e scazzata, a domandarsi: ma chi me lo ha fatto fare? E io non riesco a non chiedermi la stessa cosa. Io capisco che, se andiamo a guardare la lore vera e propria, l'allineamento dei colori di Kaia è quello che rende una persona egocentrica, un po' narcisistica, un po' concentrata su se stessa, un po' attinente a quelle che sono le sue regole, che segue quella persona soltanto. E ci sta. Ma se ci ricordiamo la fine dell'ultimo capitolo, abbiamo visto che è stabilita questa cosa che la Wizard sta cercando di instaurare nella nostra mente quello che è l'inizio di un viaggio dell'eroe per Kaia, per farla crescere come personaggio e soprattutto farcela entrare nella testa come vera e propria eroina della situazione e probabilmente anche di altre situazioni. Ma non è così che mi affeziono a Kaia, così mi sta solo sempre di più sul cazzo, Wizard. È così che funziona la narrazione. Tu fai amato il tuo personaggio, io mi affeziono, io mi immedesimo, io voglio saperne altro. Vabbè, insomma, il gruppo trova Alvar che sta tipo trattenendo da solo un intero esercito su di un ponte.
anche qui mi vorrei mettere un attimo a parlare di quello che è il power level delle divinità, perché se una persona sta fermando un esercito, ok, perché le divinità non si sono coalizzate per fermare tutti gli eserciti? Ora, la Wizard non è stata stupida in questo caso, perché ha schierato quattro eserciti diversi sul campo di battaglia: Draugr, troll, giganti e demoni, e ovviamente ha fatto combattere i personaggi protagonisti della storia con l'esercito dei Draugr, che sono questi zombie ghiacciolo che sono, cioè, sono i più deboli tra tutti e quattro. Ci sono anche delle schermaglie con i demoni, ma sostanzialmente la Compagnia della Spada sta combattendo contro gli zombie, ok? Ed è stata furba come cosa, perché, cioè, se tu mettevi Kaya contro un gigante di 70 metri, il gigante la implodeva, cioè già ha succato il banano contro i troll, figurati se andava contro i giganti del ghiaccio, i giganti del fuoco. Ci sta come cosa, ha senso, va bene. Questo ci sta. Va bene, insomma, sono lì che si stanno avvicinando, arrivano i demoni da sopra nel cielo che attaccano i corvi magici di Odino e si schiantano. Kaia quindi utilizza il suo potere dell'intangibilità per salvare Arni e Chad, che sono sullo stesso corvo con lei, ma per farlo praticamente consuma qualcosa come il 60% dei suoi poteri. Come? Perché? 33. Cioè, allora, mi piace che abbiano reso debole a un certo punto l'abilità di Kaia di sfasarsi fuori, di rendersi incorporea. È molto più simile al quirk di Mirio Togata di My Hero Academia, che ha i suoi limiti, cioè che se si rende intangibile non può vedere, non può respirare, non può sentire tutto quanto, piuttosto che renderla overpowered, tipo come l'abilità dello Sharingan di Obito su Naruto. Ok, ci sta, però voglio dire, ce l'ha usata una volta per rendere intangibile altre due persone ed è già morta. Wizard a un certo punto dovrà stabilire dei power level, perché non può essere che Kaia faccia una cosa e sia morta, però magari poteva abbattere Vorinclex da sola con lo stesso metodo. Non ha senso. Questa di power level è una cosa su cui bisogna lavorarci. Ok, volete un altro esempio del perché la scrittura della Wizard è una cagata colossale, ma soprattutto è uno sputo in faccia per chi, tipo me, ama scrivere cose sensate e con una certa logica dietro? Perché non ha senso e non c'è alcuna logica dietro. La storia, a parole, cerca di convincerci, di descriverci Tivar come il bellimbusto della situazione. È quello giovane, pieno di sé, sbruffone e bravo a vantarsi, quello bravo a parlare, bravo a raccontare di sé. Mentre invece, sempre a parole, descrive Kaia come colei che sa sempre cosa fare tutto, in qualsiasi momento. È il centro dell'attenzione, è il centro dell'importanza di tutti, è la vera e propria eroina della storia. Però, se poi andiamo a guardare il racconto in sé, ci descrive Tivar, Chad, come persona umile, sicura di sé, ma che non si vanta, altruista che si preoccupa degli altri, mentre invece Kaia è la sbruffona, che si considera una spanna sopra gli altri, che nonostante sia quello meno preparata di tutti, in tutti i gruppi di cui ha fatto parte, è sempre quella che si permette di giudicare gli altri, di stare un gradino sopra. Boh, cioè, Wizard. Capisci? Allora, spiego. Questa cosa è un modo non scritto per inculcarci, per farci entrare nella testa il messaggio subliminale che Kaia sia l'eroina. Perché ti dice, Kaia è brava, Kaia è forte. Poi il fatto che in realtà Kaia non sia brava e Kaia non sia forte, e nella stessa storia lo capiamo, è secondario. Il messaggio subliminale è che Kaia sia forte, è Kaia l'eroina, è Kaia il centro della storia. Ok. Il problema è che la persona che scrive che Kaia è al centro della storia e la persona che scrive Kaia come non il centro della storia è la stessa persona. È grave come cosa, è grave sia narrativamente parlando che come mentalmente parlando. Va bene. Ennesimo colpo di scena, arriva l'esercito degli elfi e Chad si separa da Kaia su per fermare il fratello dal fare una cazzata. Vi ricordo che Tivar, cioè Chad, è il fratello di
Harald, mi pare, il re degli elfi. Va bene. Arni si era già allontanato dal gruppo, perché in realtà di Arni non ce ne fotte un cazzo, il centro della storia deve essere Kaia, e Kaia da sola deve portare la spada sul ponte ad Alvar. Poco prima di raggiungere questa cosa, seguendo il percorso di un fiume, arriva dal vuoto cosmico Cosima, che è un mostro cosmico, che è un delfino cosmico che vive nello spazio tra i reami, che però ha l'abilità di diventare una donna. Odino se la scopa e nascono gli dei. Questo non c'entrava con l'episodio, ma non ho saputo trattenermi dal dirvelo. Va bene. Le due arrivano all'inizio del ponte, stanno per arrivare al ponte per consegnare la spada ad Arval, quando arriva dal cielo Varragoth, che è il demone boss finale, praticamente, che comunque a livello di forza è sicuramente forte probabilmente come un troll, ma sicuramente non come un gigante, quindi comunque Kaia sta affrontando gli avversari più deboli che poteva trovare sul suo cammino, in ogni caso, e si mettono a combattere un pochettino, due contro uno. Ok, allora, le forze in campo sono abbastanza pareggiate. Il problema è che ogni momento che la spada dei reami non viene consegnata ad Alvar è un momento in più per cui la guerra continua. Alla fine però arrivano Chad, suo fratello Harald, con tutto l'esercito degli elfi che si mettono a combattere contro i demoni. Gli elfi, appena diventati buoni, scortano tutti Kaia su verso il ponte, lasciando in un uno contro uno Tivar versus Varragoth, che onestamente è una sfida che, per quanto narrata, raccontata, magari non possa rendere come se fosse animata, è una sfida che però vorrei anche vederla. C'è l'elfo che abbiamo visto che ha il potere di far crescere le cose, che boh, sembra figo come cosa, ma mi piacerebbe vedere come l'applicherebbe questa cosa combattendo contro un demone. E poi c'è tipo il demone base di un'intera religione su un intero piano, che boh, insomma avrà sicuramente la sua cosa da dire, che tra l'altro viene descritto tipo. Avete presente Barba Bianca nella guerra del summit della guerra di One Piece, dove tipo prende a cazzotti metà marina e alla fine tipo prende 180 cannonate, 250 colpi di spade, ma non cade mai. Cioè, concettualmente lui è la stessa cosa, sta facendo la stessa cosa, tipo l'hanno sventrato, l'hanno pugnalato, colpito con le asce, ma lui è ancora vivo. E sarebbe carino vederla questa battaglia. Però, va bene, insomma, ok. Concettualmente è più importante vedere Kaia che consegna la spada ad Alvar, che tra l'altro la umilia e la one-shotta con una sola singola frase. E mi sono salvato qui la cosa del racconto, che praticamente Kaia fa tutta la fighetta con la puzza sotto il naso, gli consegna la spada, fa penso che questa sia tua. E Alvar gli fa, cavolo, non avrei mai pensato di vedere un elfo che accompagnava al ritorno della mia spada, ma immagino che siano tempi un po' disperati e tutto quanto. Puoi usarla per salvarci tutti quanti? Sì, ma ho bisogno di tempo, dice Alvar. Kaia risponde, possiamo dartelo tranquillamente. E Alvar gli dice, benissimo, l'unica cosa è che mentre io mi preparo per salvare i reami, voi non dovete far oltrepassare all'esercito dei cattivi questo ponte. E Kaia gli fa: dobbiamo ancora combattere su questo maledetto ponte? Cosa c'è di particolare, di così prezioso dopo questo ponte? E Arval gli risponde: persone. Non voglio che muoia nessun altro. Pam! Pam! Bitch. Va bene. Va bene. Questa è la nostra eroina, signori e signore. Va bene, Chad, in tutta la sua pomposa sbruffoneria, ok, quindi Arvald ha in mano la spada e succede il caos. Apre una breccia direttamente da Starnheim. Arrivano le Valchirie, ma soprattutto Koma, che era dentro quel particolare reame, cade su Bretagard e cioè, iniziano a menarsi da un lato e dall'altro. Arriva questo stormo di Valchirie che entra sul campo di battaglia, trasportando tra l'altro anche Fiocco di Neve, che va tipo la sua side story particolari, che boh, probabilmente guarderemo la settimana prossima. E praticamente a un certo punto, vabbè, la battaglia finisce perché le forze finiscono, le fratture rimangono chiuse, qualcuno rimane ok intrappolato nei vari reami e tutto quanto, ma concettualmente la guerra è finita, il Doomsguard è finito. In tutto questo rimane solo la lotta tra Chad e Varragoth, che sono lì che stanno combattendo questa cosa uno contro uno.
Kai arriva lì e uccide Varrago da tradimento perché ha approfittato di un momento in cui lui si era distratto per combattere contro Chad. Arriva e gli taglia la gola. E si prende pure la gloria per l'uccisione. La nostra eroina. Ok. Chad, in tutta la sua pomposa sbruffoneria, perché ricordate, a parole lui è descritto come quello pomposo sbruffone, tesse umilmente le lodi di Kaia dicendo che gli abitanti di Kaldheim, che in realtà si pronuncia Kaldheim, si ricorderanno per generazioni la sua storia e tramanderanno la saga di come lei ha ucciso il demone. Tutti felici e contenti, ma soprattutto sani e salvi, si salutano. Alla fine Chad ha deciso di viaggiare nel multiverso perché ora ha capito che essere un planeswalker è figo perché Kaia è una planeswalker. Kaia è figa e se non fosse stato per Kaia non avrebbero mai vinto, quindi essere un planeswalker è figo. Wizard. Allora, vi spiego come funziona la caratterizzazione di un personaggio. Se tu dici che un personaggio è goloso e per tutto l'andare della sua storia non lo fai mai bere o mangiare, è difficile credere che quel personaggio sia goloso. Se tu parti dal presupposto che Chad è un tizio palestrato che va in giro a farsi figo, e gli dai tipo 10 occasioni diverse per farsi figo e dire guarda cosa ho fatto, e non si fa figo e non dice mai guarda cosa ho fatto. Cioè, allora io capisco che sotto la descrizione di questo personaggio dovevi scrivere qualcosa. Lo capisco. Però, cazzo, dai, dai. Cioè, seriamente, è l'ABC della scrittura. Non dovrebbe essere così complicata come cosa. Va bene. Scena dopo i titoli di coda. Abbiamo ancora un paio di misteri da risolvere, non so se vi ricordate. Vorinclex è arrivato nel centro dell'albero del mondo. L'albero del mondo che sta nel vuoto cosmico di Kaldheim. Lo stesso Kaldheim che non avrebbe potuto raggiungere perché non è un planeswalker. Nello stesso santuario di cui la riga dopo viene scritto che nessuno ha mai potuto raggiungere. Vorinclex ha raggiunto il santuario che nessuno ha mai potuto raggiungere. Vorinclex, quello noto per pensieri profondi tipo Uga Buga o come io spacco. Vorinclex ha trovato lo spazio tra i piani in una serie di piani a parte ai piani soliti. Ed ha trovato il santuario segreto misterioso che nessuno ha mai prima trovato. Va bene. Arriva, uccide Esika, che è la dia dell'albero, e quando si trova lì, nel centro di quel mondo, con davanti a sé il potenziale di corrompere e infettare non uno, ma ben 10 piani, tutti in un unico colpo, lui cosa fa? Prende una boccetta. La impinge nel pozzo della Tirite, dove viene distillata quest'ambra nella pozione di immortalità, apre un portale e dice: ho recuperato il campione, missione compiuta, e sparisce. Ora. Solo questa scena dopo i titoli di coda, ovviamente, ci riaipa di tutto quello che ci è stato lentamente tolto durante tutti questi 5 capitoli. Ci lascia anche con un sacco di domande, tipo: come è arrivato Vorinclex lì? Come ha trovato Vorinclex quel particolare posto? Come è entrato anche in contatto con Tybalt? E soprattutto, come è finita la sua schermaglia barra ricatto con Tybalt? Tybalt aveva detto di essere stato infettato, controllato in qualche modo da Vorinclex per scatenare il caos su Kaldheim. Ok, altre domande che mi vengono in mente così, tipo, così, tipo, perché Vorinclex? Cioè, posso capire che possa essere tipo il più
grosso, probabilmente il più forte, il più resistente al passaggio tra un piano all'altro, che quindi magari mandarci uno un po' più debole poteva non arrivare vivo, ok, ma perché mandare il più stupido a dover fare una cosa del genere? E cioè, davvero, come ha fatto questa cosa? Perché Vorinclex ha i superpoteri? Cioè, come fa a ingerire corpi biologici dentro di sé e rimpiazzare la sua massa biologica con tutto questo? Chi è che ha ingaggiato Kaia? Era la stessa persona che ha mandato lì Vorinclex? Vorinclex è tornato su Nuova Pyrexia? Tra l'altro, viene descritto in questa particolare fase della storia che il portale che Vorinclex usa per andarsene da Kaldheim è più o meno a forma di stella e di colore rosso, che è diverso dal ponte planare che abbiamo visto utilizzato su Kaladesh per appunto portare le cose, quello che è stato rubato su Kaladesh, poi messo su Amonkhet per portare gli Eterni su Ravnica, che in realtà quello è rotondo e blu. Sappiamo che Tezzeret ha copiato una copia del ponte nel suo braccio. Potrebbe essere il fatto che tipo sia il senso della forma a stella, che magari è tipo la mano o qualcosa così, ma non il colore. Quindi sembrerebbe anche levare la pista di Tezzeret, che sia dietro tutto questo, che stia lavorando con Nuova Pyrexia. Ci lascia con un sacco di dubbi e io ho un po' paura che questa cosa sia dovuta al fatto che la Wizard voglia solo semplicemente buttarci lì la briciolina di questo possibile probabile ritorno di Pyrexia, di sua ingerenza con gli altri piani, questa sua evoluzione in qualche modo, per poi magari riprenderne a parlarne tra un paio d'anni, dopo magari aver buttato qualche altra briciolina lì nel mezzo. Allora, da un certo punto di vista posso essere stuzzicato da questa cosa, da questo un pochettino muovere le acque e buttare lì quel tipo, quel pochettino di trama e tutto quanto che effettivamente ci fa speculare, ci fa parlare, ci dà il tempo per riflettere, per analizzare un po' tutto quanto. Dall'altro punto di vista è la Wizard. Zero fiducia che riescano a gestire questa cosa in maniera sensata. Cioè, avrei preferito sinceramente rovinarmi un eventuale colpo di scena o un eventuale anno di speculazioni o di potenziali video, materiali per i video e tutto quanto, per avere una risposta anche stupida, anche tipo veramente Vorinclex ha sbagliato strada ed è finito su Kaldheim, mi sarebbe andato bene lo stesso, piuttosto che lasciarlo alla gestione della Wizard per un altri 10-15 anni, come è stato fatto con la saga di Bolas. Quindi siamo arrivati al punto in cui io vi invito a mettere mi piace sotto il video, condividerlo con un sacco di persone e soprattutto a commentare, perché questo è il momento dei commenti. Datemi le vostre opinioni, datemi le vostre impressioni, datemi le vostre teorie, datemi le vostre analisi del capitolo che ovviamente metterò sotto nella descrizione del video e se mi dimentico, so che mi aiuterete voi a ricordarmelo, ve lo rileggerete, ve lo leggerete, ve lo commenterete, ci penserete, poi tornerete qua a dirmi: no, secondo me in realtà questo, oppure secondo me è quell'altro, oppure qui c'è il segno che è stato. Queste sono le mie impressioni. Il video è stato lunghissimo, ma sono abbastanza sicuro che ve lo siate goduto. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.